Benvenuti lupetti nel mio nuovo Let's Play dedicato a Kirby Star Allies. Mark, adesso ci sarà solo questo piccolo momento dove fanno vedere tutti i personaggi aggiunti con tutti gli aggiornamenti. Ora ci sono 12 amici di sogno. Non sto lì a leggere tutto, nuove immagini. Ok, dovrebbe essere un file vuoto. Sì. Quindi, iniziamo. Mondo della pace, Dreamland. Iniziamo la nostra avventura. Allora, con Y potremo guardare i mondi e i livelli. Con X potremo vedere la galleria, anche se adesso non abbiamo nessun tassello. I livelli del primo mondo sono solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non sono tanti. Quindi iniziamo con Giardini Giuggiola. Ok, già devo dire un bel po' di anni che non gioco più a questo titolo. E ricordo, questo qua è il primo gioco di Kirby uscito per Nintendo Switch. Kirby Spada. Usa la levetta su per alzare la tua nobile spada. Poi lavora con un amico per aggiungere a essa fuoco, lampo, ghiaccio e altri elementi. Potrai creare un blocco di ghiaccio e romperlo con il colpo in picchiata o creare potenti correnti d'aria. Non ci dice niente tranne le mosse. Qua ci sono diverse combinazioni, quindi spada ardente, spada glaciare e spada lampo. Mi sembra ci sia anche la spada d'aria. Allora, con Y togliamo via il potere.
cuori amici. Stringi nuove amicizie con Itz, con i cuori amici. Ok. Questa è una meccanica, diciamo, è una meccanica che, diciamo, non viene proprio introdotta da questo gioco. C'era già un gioco precedente dove potevi farti amici i nemici. Però qua la meccanica è molto buona. Almeno qua possiamo avere fino a 3 amici. Ok, con ZR e ZL potete fare la parata. Poi vi invito a mettere un mi piace / non mi piace e a iscrivervi al canale, perché da oggi, quindi dal 1° aprile, usciranno sempre 3 video al giorno. Adesso che ho cambiato anche il computer, quindi programma tutto. Fai amicizia contro stick verso l'alto. E toglierei via Sharper Knight. Non mi dice nient'altro, ok. Spada di fuoco. Voglio anche dire che sto risolvendo nel frattempo anche il problema della connessione. Quindi, perché dovevi fare anche delle live su questo gioco qua, una volta averlo, diciamo, più o meno finito. Scusate. Vediamo un po'. World of Do. Toglierei via onestamente Bombi Brosso Junior. La spada lampo è stupenda. Vediamo se riesco. Una cosa da sapere è che ogni volta che c'è, anzi la maggior parte delle volte, quando c'è un mini boss tipo questo, che era Dadopagos, prendete il potere perché vi servirà per ottenere un oggetto che, diciamo, ok, fuoco, perfetto. Vi servirà per il 100%. Tipo qua c'è il frammento di il tassello. Ce n'è uno. E diciamo arcobaleno in ogni livello. Forse tralasciando i boss. Non mi sembra forse nei livelli boss ci siano. E abbiamo finito? Ok. Ho cambiato anche la scheda di acquisizione. Ho preso una Elgato 4K60 Pro, che al momento, come prima registrazione, sta andando alla grande.
Invece un programma uso sempre OBS Studio. Quindi però spero non laghi. Che sia stato solo un problema del vecchio, diciamo, capture card, non del programma. Per aggiungere fuoco, ghiaccio, elettricità e altri effetti alla cupola ciambella. Vediamo se adesso possiamo aprire la galleria, ok. Dovrebbero essere in totale 15 dipinti. Al momento ne abbiamo solo 2. E sì. E i dipinti sarà un motivo per cui faremo anche live su questo gioco qua. Ma anche per altre cose. Allora, volendo, però possiamo fare diventare la lama di ghiaccio. Se trovavo un nemico abbastanza, diciamo, interessante, lo volevo sostituire con Waddle Doo per mettergli almeno l'abilità acqua. E no. Ah, vero. Non ho letto la descrizione neanche dell'abilità ghiaccio. Lo farò. Un'abilità rinfrescante con una grande varietà di applicazioni. Sali sull'onda e surfa. Spero di pronunciarlo giusto. Sul terreno. Con mega spruzzo d'acqua puoi trasportare pesanti macigni con facilità. E cercherai di scoprire cosa succede se congeli un geyser. Le abilità sono queste. Sì, questa allora non può avere, come posso dire, in sé ghiaccio, elettricità, però ha, diciamo, degli effetti di tipo blocchi congelati con l'acqua e cose del genere. Che no, un tassello. Però potrei. Questa tecnica è ideale per raffreddare le teste calde dei tuoi nemici, trasformandoli in blocchi di ghiaccio da scagliare lontano. Puoi anche sferciare sul ghiaccio o ghiacciare le armi dei tuoi amici. Crea una pista di ghiaccio e fai scivolare una pietra. Le abilità sono queste. Spero di non aver già mancato il tassello multicolor, così io lo chiamo arcobaleno. Nel senso, non dovrei... Cavolo. Non dovrei averlo mancato. Ok, si dovrebbe respawnare il nemico. Vediamo se riesco a farlo vedere. Ecco qua. Ghiaccio e abilità pietra. Fa un curling così. Trasformarsi in pietra è sì divertente, ma anche molto utile. Potete piantare pali nel terreno e sai la disposizione. A disposizione acqua o ghiaccio, potrai scivolarci sopra. Prova a sollevarti e piombare sui tuoi amici. Chissà quante sculture di pietra vedrai. Sì, come potete vedere ci sono molte statue diverse.
Ok, niente tassello. Spero di non averlo mancato. Perché vi dico, è da anni che non gioco più questo titolo, quindi mi ricordo poco. Quindi potrebbe tipo essere un Let's Play in semi-blind. Perché alcune cose mi ricordo, ma alcune no. Nel peggiore dei casi farò un taglio. Ok, no, è qua sotto. Allora devo... Ok. Una cosa che voglio anche ancora dire su questo titolo è che... Se... Dovete giocare con amici. Non sarà come posso dire Kirby Adventure Wii, che userete gli altri Kirby, oppure Waddle Dee con la lancia e Kindy Dee e Metal Knight, ma userete i nemici. Palazzo dei sogni aperto. Attivato l'interruttore grande che apre la porta del palazzo dei sogni sulla mappa del mondo. Voglio già dire, nel palazzo dei sogni al massimo prenderemo Kindy Dee, Waddle Dee e Meta Knight. Gli altri personaggi non ho intenzione di prenderli. Chiunque può raccogliere una granata se rotola su un terreno coperto dal fuoco o dall'acqua di un amico, la bomba si trasformerà per un attacco a sorpresa. Aggiungi il vento e una granata a farla galleggiare in aria. Allora, perché non userò gli altri personaggi? Perché diciamo che sono fa so perché tra virgolette sono DLC. Quindi li vedremo dopo. Nel post game. Allora, io direi che come primo episodio possa andare. Magari potrei farvi vedere un attimo il palazzo dei sogni. Lì potrei incontrare dei personaggi leggendari, sì, lo so. Tipo Magolor, che è il mio nemico preferito. Che onestamente vorrei tanto mettere Meta Knight in squadra. Questo è il palazzo dei sogni, questo è il palazzo dei sogni. Se usi qui lo scettro dei sogni, potrai reclutare un personaggio di sogno. Quando afferri lo scettro dei sogni, la roulette si avvierà. Premi A per chiamare un amico di sogno. Ah, non abbiamo la possibilità di chiamare al momento Meta Knight, quindi chiamerò Waddle Dee. Che lo metterò al posto di Chilli. Ok, facciamo solo diventare anche la lancia di fuoco.
Ok, perfetto. Io direi che come primo episodio va più che bene. Quindi, siccome questo episodio uscirà alle 15, io vi aspetto nel prossimo episodio, che credo che uscirà verso le... Potrei farlo uscire alle 15:30? Sì, potrei. Come potrei farlo uscire alle 16? Adesso vedo. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao Lupetti!